Dopo il grande successo di Acrobazie Letterarie, che la scorsa estate ha attirato pubblico da gran parte d'Italia, è con grande piacere che Tuscia Art Lab ospita un nuovo spettacolo del suo direttore artistico Giuseppe Manfridi, questa volta all'interno dei sontuosi spazi del Palazzo Doria Pamphili. Qui si dimostra che da un punto di vista squisitamente narrativo sei proprio tu il vero artefice della trama di Romeo e Giulietta, una storia che se funziona come funziona lo deve a te, credimi che funziona alla grande da molti secoli. Io protagonista? Io uno spettacolo. Di questo, l'abbiamo appena fatto. Vale a dire che sarai il nome del titolo? In qualche modo. Vi parlo da San Martino al Cimino. Alle mie spalle c'è il Palazzo Doria Pamphili che ospita lo spettacolo La Particina, il vero protagonista di Romeo e Giulietta, autore Giuseppe Manfridi. In scena Lorenzo Manfridi e Giuseppe Manfridi, che del primo è il padre. E colui che del primo è il padre sono io, dunque Giuseppe Manfridi, autore e interprete dello spettacolo, ma non protagonista, perché protagonista è Lorenzo. Per quanto riguarda il mio ruolo, mi ci sono trovato bene quasi fin da subito. Abbiamo dei punti in comune, quali la pigrizia, magari un senso di colpa eccessivo, però al tempo stesso, come racconta la storia, cambiando punto di vista può cambiare tutto. Chi è questa particina? In che momento della storia entra in scena per dire le sue poche parole e poi scomparire nell'oblio di una vicenda che ha ben altri protagonisti, a cominciare appunto da quelli del titolo, da Romeo e Giulietta? Beh, saranno gli spettatori chiamati a scoprirlo nella prima parte, in cui verranno accolti come un gruppo di turisti da una guida incaricata appunto di rifornirgli di informazioni necessarie per meglio comprendere lo strano esemplare scenico che sono venuti a conoscere. Cinque! Signora bravissima! Frate Lorenzo, Conte Vari, Teppato, Messaggero 1, Messaggero 2, dato che poi c'è un altro gruppo serale che deve arrivare, così te le metti. Allora, frate Lorenzo, no, perché no? Ma perché frate Lorenzo l'ho voluto citare per devozione, perché è un personaggio bello, personaggio che deve essere ricordato, ma ciò vedete frate Lorenzo, questo fa l'archivista, no, non c'è stato. Per quanto riguarda il lavorare con mio padre, è stato complicato all'inizio, perché comunque facevamo le prove a casa, in salotto, quindi con gente che passava, era complicato concentrarsi, quindi era come se dovessi già recitare ancor prima di iniziare le prove. Ma non sai come mi chiamo? Dai. Ma certo che lo so, dai. Quello che va da Romeo. L'hai detto? Al massimo chi si ricorda di me mi ricorda sempre così tanto. Io non sono una scenografa, molto megrettiano, però è così. Io sono un artista che fa installazioni per il teatro, che è un mestiere diverso, perché a me diverte lavorare i materiali. In linea di massima, soprattutto in questa scena, sono confluite varie cose delle quali chiacchieravamo con Giuseppe già da un po', e cioè i libri innanzitutto, perché i libri sono contenitori di mondi, e quindi poi è diventato automatico l'accostare delle sfere luminose che potessero sembrare dei mondi. Poi un'altra cosa divertente di questa scena sono i colori, cioè l'aver impostato la scena sul colore più che non sulla forma. La Particina è uno spettacolo che condivido con Giuseppe Manfridi, che è un autore, oltre che un mio grande amico, con cui ho condiviso una ventina di spettacoli. Questo è l'ultimo in ordine cronologico. L'idea straordinaria è quella di dare voce a un personaggio, come dire, apparentemente laterale di una grande opera shakespeariana che è Romeo e Giulietta,
e di dar voce con lui anche a tutte quelle dimensioni teatrali apparentemente di secondo piano, ma che in realtà all'interno della storia rivestono un ruolo assolutamente decisivo. Qui c'è tutta la, come dire, la sapienza drammaturgica di Giuseppe Manfredi, che riesce a imbastire una storia laterale ambientata in una specie di altrove, dove in maniera così pirandelliana vivono tutti quanti i personaggi in attesa di essere chiamati ad andare in scena, e quindi noi raccogliamo in questo spettacolo la testimonianza proprio di questo. Ma io non sono che un piccolo motore, la mia sciagurata intromissione in una vicenda che non mi riguardava, e ripeto, che non mi riguardava, ha trasformato una storia d'amore in un bordello. Vogliamo dire tragedia? Diciamo tragedia. Mi prendo la briga di far modo che la particina ci riveli il suo segreto, perché ha un segreto questa particina. A volte lo rivela, a volte no, e i gruppi a volte sono fortunati, a volte no. Ecco, come avrete capito, è un modo molto particolare, molto ironico per entrare nelle pieghe di una storia che può essere considerata la più famosa storia d'amore che l'umanità si sia regalata, e attraverso uno sguardo molto molto laterale all'apparenza, che però quando viene messo a fuoco diventa uno sguardo che ha una sua centralità, perché anche le particine a volte possono e sanno essere protagoniste.